Rieccoci in diretta, Voce delle Chiese continua il suo viaggio. Quest'oggi siamo in trasferta, siamo nello stand della Claudiana Editrice all'interno del padiglione 2 del Lingotto Fiere, dove si sta svolgendo oggi la prima giornata e proseguirà fino a lunedì prossimo il Salone del Libro di Torino. Abbiamo la nostra prima ospite, Paola Schellenbaum è venuta a trovarci, l'abbiamo invitata nel nostro salottino di RBE qua allo stand Claudiana. Intanto ciao Paola, bentornata sulle frequenze di Radio Bequit. Ciao Daniela, a tutti e grazie dell'invito in questo piccolo angolo della radio che però è molto piacevole per le conversazioni. Bene, allora perché abbiamo invitato Paola? Beh, perché tra i tanti cappelli che porta Paola e la intervistiamo di tanto in tanto con uno di questi cappelli, oggi hai il cappello della Società di Studi Valdesi di cui sei parte e che fa parte a sua volta del coordinamento Istituti Culturali del Piemonte che domani avrà un momento di confronto, riflessione proprio sul tema della conoscenza di sé attraverso le trasformazioni della società. Proporrete delle letture, delle riflessioni, dei commenti, cercando anche di attualizzare delle documentazioni del passato, immagino. Certo, questa è un'iniziativa che il coordinamento degli istituti culturali del Piemonte propone ogni anno nello stand del Consiglio regionale, quindi in Arena Piemonte, nel padiglione 2 siamo, proprio di fronte allo stand della Claudiana, quindi è facile da trovare. E l'iniziativa che proponiamo è un'iniziativa di divulgazione, di promozione della lettura ad alta voce, ma ci distinguiamo per il fatto che proponiamo dei documenti storici. Ogni istituto è un istituto che si occupa prevalentemente di storia, di politica, di storia sociale o come la Società di Studi Valdesi di storia delle minoranze. E quindi appunto ogni istituto, siamo in 5 o 6, in realtà il coordinamento è composto da 35 istituzioni, in 6 o 7, forse 7 sono i pezzi, proponiamo appunto delle letture in modo che poi due storici, cioè Alessandro Barbero e Mauro Forno dell'Università di Torino, possano poi commentarle, quindi possano in qualche modo svolgere quell'attività di divulgazione storica che tutti noi amiamo fare e che pensiamo sia molto importante per poter offrire dei temi, degli argomenti al dibattito pubblico, e il Salone effettivamente è una grande occasione per poterlo fare. Certo, Paola, cosa ha scelto la Società di Studi Valdesi come documento storico da commentare? Allora, la Società di Studi Valdesi ha scelto quest'anno un estratto della tesi di laurea di Lidia Poette. Non potevamo evitare di affrontare anche noi l'esperienza, la storia, la biografia di Lidia Poette, naturalmente soffermandoci sulla vera vita e sul vero profilo di questa donna eccezionale, insomma di questa donna straordinaria, ma poi anche molto normale, diciamo, nel senso che è semplicemente una donna che ha portato avanti le sue passioni, i suoi interessi, che erano soprattutto interessi per lo studio e per l'approfondimento. E ricordiamo a chi non conosce il personaggio, quei pochi che non hanno sentito parlare, ma Lidia Poette, la prima avvocata d'Italia in un periodo in cui non era possibile per le donne avere il percorso di lavoro, gli studi sì, ma il lavoro poi non poteva professare l'avvocatura, lei tenne duro e poi ormai insomma in fase già di anzianità riuscì poi ad ottenere invece questa possibilità, quindi davvero un personaggio particolare, originaria dell'Alta Val Germanasca, di famiglia valdese, originaria di una borgata di Perrero. Esattamente, però prima di addentrarmi in questo breve brano, insomma, che possiamo leggere anche per i nostri ascoltatori, preso appunto dalla tesi di laurea di Lidia Poette, volevo raccontarvi che noi abbiamo cercato di collegarci al tema del Salone, ovviamente. Il tema del Salone di quest'anno è attraverso lo specchio, e allora abbiamo ripreso nella locandina di presentazione di questo evento, abbiamo ripreso una frase molto carina che è tratta
appunto da Alice nel Paese delle Meraviglie, che verrà letta ad alta voce da Alice Pinna Pintor della Fondazione Colonnetti, che ci propone il primo capitolo dell'edizione originale, perché appunto questo è un libro del 1800, intorno al 1856 se non ricordo male, o 57, è stato pubblicato per la prima volta da un editore inglese, da Macmillan. E dice così: ora Kitty, se te ne stai buona un attimo senza parlare sempre, ti dico quali sono le mie idee sulla casa dello specchio. Quindi è un invito a entrare nella casa dello specchio. E cosa succede nella casa dello specchio? I libri assomigliano ai nostri, solo che sono scritti alla rovescia. Quindi è un invito, diciamo, a capovolgere il mondo, a capovolgere lo status quo, a mettere in discussione tante cose che non vanno, che è un po' quello che appunto ha fatto anche Lidia Poët, che come vi dicevo ha cominciato a interessarsi dei diritti delle donne a partire dalla tesi di laurea. La tesi di laurea era proprio intitolata Studio sulla condizione della donna rispetto al diritto costituzionale e al diritto amministrativo nelle elezioni. A quel tempo ovviamente le donne non potevano votare. E poi, come si è detto, non potrà praticare la professione di avvocato in modo riconosciuto, perché comunque lei lavorerà tutta la vita col fratello, nello studio del fratello. Ma cosa fa? Forte della sua tesi di laurea, perché quella nessuno gliela tolse mai, forte dei suoi studi, lei si dedicò tutta la vita a battaglie per i diritti dei senza diritti, insomma, che quindi erano appunto le donne senza voto, oppure i bambini, i minori, e in particolar modo coloro che erano particolarmente emarginati, quindi per esempio anche la situazione nelle carceri, che devo dire sono tutti temi di estrema attualità. Sì, la dopo cosa ci che torniamo colpisce, su questo. Ecco, vuoi leggerci un pezzo di questa tesi? Sì, Paola? Ho scelto veramente un breve estratto, che però anche questo parla ancora oggi. Allora, ci dice: e forse la scienza politica delle nazioni giunta a tal segno di perfezione che nulla più vi sia a desiderare? Ma, mi si risponde, la donna questa ingerenza la esercita, e la esercita molto meglio con la sua influenza personale indiretta che non con l'essere elettore. Non nego l'influenza femminile in politica, anzi trovo che ve ne sia fin troppa, e credo che riconoscere il diritto di voto alle donne, dando loro partecipazione diretta, che renda l'indiretta meno nocevole, cioè i pettegolezzi meno nocevoli, sarebbe l'unico modo di dare a questa influenza un carattere utile e non pernicioso, come avviene troppo spesso. Poi insomma commenta ancora e poi conclude dicendo: date loro una partecipazione diretta e le vedrete interessarsi in tutt'altro modo alla cosa politica. E questo mi sembra appunto importantissimo ancora oggi, ma mi sembra molto significativo che una donna fino all'Ottocento potesse esprimersi in maniera così aperta e così diretta e così anche forse appunto controcorrente. Vero. Allora, abbiamo solo più pochissimi minuti, ma volevamo tornare sul tema dei diritti. Paola, chi ci sta guardando in TV vede che ha una bellissima coccarda multicolor appuntata sulla sua spalla, ed è una coccarda che è stata insomma messa non a caso, perché a proposito di diritti, a proposito di tematiche attuali, il tema della giornata ad esempio di ieri, del 17 di maggio, giornata contro l'omo, lesbo, trans, bifobia, ritorna in questa coccarda, ritorna nella manifestazione che c'è stata il 12 maggio a Torino con tutti i sindaci che erano presenti, che chiedevano la possibilità di poter inserire all'anagrafe i figli delle coppie omoaffettive. E quindi insomma si torna a parlare di diritti, e lo facciamo anche attraverso un piccolo simbolo che tu indossi, Paola. Certo, questa coccarda mi è stata donata proprio all'ingresso del Teatro Carignano il 12 maggio, quando appunto le nonne
di questi bambini che sono privati di un diritto fondamentale, che è quello di essere iscritti all'anagrafe per poter ricevere poi i servizi che tutti noi abbiamo, insomma, come appartenenti alla cittadinanza, proprio per ricordare quanto questo impegno a favore di chi diritti non ce li ha, oppure sono negati, oppure sono mal applicati, oppure sono parzialmente applicati, è un impegno che noi portiamo avanti tutti i giorni. Certamente lo facciamo anche come Chiesa Valdese. Ieri sera a Torino, nella Chiesa Valdese di Torino, c'è stata questa serata bellissima con musica del coro con la Q, cioè un coro queer che ha introdotto la serata con poi delle testimonianze. Io ho parlato del nuovo documento della comunione delle chiese protestanti in Europa, che ormai sta per essere definito nella sua ultima stesura, e poi c'è stato l'intervento, il saluto, diciamo, dell'assessore Jacopo Rosatelli, e poi a seguire testimonianze dal campo gay di Agape fino alla pastora Di Carlo, che ha poi concluso con un'esegesi del versetto di Galati 3:28, non c'è né maschio né femmina, che dà anche il titolo della serata, ma è anche il titolo di questo nuovo documento della comunione di chiese protestanti in Europa. In questo modo abbiamo collegato il livello della chiesa locale di Torino con un livello europeo, ma anche cittadino, e quindi siamo molto contenti per questo. Sì, ci dicevi, il tempio era strapieno di gente, quindi questo ci fa ulteriormente piacere. Dobbiamo chiudere. Grazie Paola per essere stata con noi. Grazie a voi.